Show. Ale Cuoricino ci domanda: siete mai dettati, o errore di battitura, male dopo aver mangiato frutta con la panna? Sì, perché sono abituato a mangiare solo verdura, o meglio peperoni con la panna. Infatti la mattina mangio sempre peperoni e panna e cereali. E comunque no, non sono mai stato male in generale. Anzi, è possibile, infatti. No, allora non sono mai stato male, però vi rivelo una cosa: che mangiare il peperone con la panna ha un effetto collaterale. Cioè, il gusto è anche buono. Il problema qual è? Che se lo mangi e hai i baffi, cosa succede? Che praticamente il peperone e la panna fanno una reazione chimica inspiegabile e dopo ti rimane per circa 3 giorni sui baffi l'odore di vomito, ma proprio vomito. Cioè, non so se avete presente l'odore del vomito, nel senso che proprio tu vomiti e poi vieni a randusarlo. È così. Cioè, c'è i baffi impregnati di vomito, perché vieni lasciato dalla ragazza, nessuno si avvicina più e sei costretto a farti i baffi. Infatti era successo una volta a un tedesco che aveva per sbaglio impregnato i baffi solo ai lati di panna e peperoni, e da lì poi è nata tutta una moda che negli anni 30-40 ha seguito il taglio dei baffi. Allora, Filippo Rossi è molto vicino al mio problema. Ciao The Show, cosa studiate all'università? Come andavate a scuola? PS, adesso non preoccupate, io faccio le scoregge quando mi rilasso. Io non è che le faccio quando mi rilasso, io le faccio quando sono mal di pancia, vuol dire, perché è... Com'è che era? Sanità di corpo? Tromba di culo, sanità di corpo. Chi non scorreggio non no. Allora, io faccio il Politecnico di Milano, quindi Polimi. E faccio architettura, facoltà di architettura. Mi mancano 3 esami e spero di riuscire a finirli prima o poi, perché adesso con The Shock è un bel impegno divertente, però mi porta via anche molto per più tempo. E quindi spero di finire. Invece, come andavate a scuola? Io andavo in Pullman. Questa battuta lo aspettavate tutti, l'ho fatta lo stesso per non deludervi. No, comunque andavo normale, non ho mai avuto debiti, non sono mai stato bocciato in nulla, neanche all'esame delle urine, quindi andavo normale. Allora Filippo, io frequento il corso di Ingegneria dell'Automazione, frequento perché in realtà le lezioni le ho finite da un bel po', mi mancano solo 3 esami, che purtroppo, come tra l'altro da adesso, che purtroppo sto dando un po' a rilento, perché comunque i ritmi del canale ormai sono diventati alti, diciamo che è diventata la nostra prima attività, e anche se è una passione che ci viene dal cuore, la stiamo trattando come un vero e proprio lavoro, come quei 5 ragazzi inglesi. Ma detto questo, cos'è Ingegneria dell'Automazione? Cercatevelo su Google che lo scoprirete, si parla di sistemi industriali automatizzati, per farlo capire anche a voi minorenni, robotica, quindi i robottini piccolini rosa, coi fiocchi sopra che camminano per caso con la faccia di Hello Kitty, io ve li so produrre, capite? Quindi iscrivetevi a questo canale, perché comunque chi li sa produrre su YouTube i robottini di Hello Kitty se non Alessandro del The Show, voglio dire. E invece al liceo è stato veramente per me un periodo fighissimo della mia vita, perché ero rappresentante di istituto, mi piaceva un sacco andarci, andavo bene, tranquillamente, è stato bello. Ho fatto lo scientifico, se lo state chiedendo, tra l'altro saluto il liceo scientifico statale Albert Einstein di Milano, che ricordiamo essere il miglior liceo scientifico statale. Se fate l'Einstein, ragazzi, ricordatevi di me e sappiate che a breve ci sarà un mio mezzo busto in marmo all'ingresso. Cioè, spero di no, perché lo solito lo mettono dei morti. Lorenzo Romai ci domanda: ma quando fate le candide vi viene da ridere? Allora, questa è una domanda che ci fanno praticamente tutti quelli che ci incontrano, ci fate un sacco. La verità è che no, non ci viene da ridere, perché siamo allenati. Cioè, probabilmente Ale starà facendo una gag in cui non ride. Comunque, no, solo una volta mi è venuto veramente da ridere, che era la candid di mangiare la cacca. Quando ho fatto la scena in farmacia, in cui ho mangiato la cacca davanti al farmacista, a un certo punto sono scoppiato a ridere. E vi giuro che anche durante la rivelazione non riuscivo a smettere. Continuavo a ridergli in faccia e mi sentivo una merda, tra l'altro, perché questo qua era lì che lavorava e io gli ridevo in faccia in un modo sceno. Se mi andate a recuperare le rivelazioni si vede questa cosa. Mai. Era lo sketch. Sì, sì, l'avevo capito. Pensavo che si fosse colto. Ivana Tuzzi, che è quella di Tunz, vi è mai capitato di rivedere una vittima di un vostro scherzo? Sì, perché, pensate un po' voi, all'ultima sessione di laurea sono andato a vedere, si stava laureando quella che si era giocata la laurea, gli ho fatto anche i complimenti. No, non è vero. Ieri abbiamo visto la ragazza dell'euro. Vi ricordate il video sull'esperimento contro il razzismo? Quella ragazza che è intervenuta dicendo te lo do io l'euro. Quella ragazza lì fa, non so, kickbox, una regione nella palestra dove andiamo noi che è gigante, non l'avevamo mai vista. Sì, è capitato, anzi, proprio l'altro giorno sono andato in un negozio, c'era l'impiegata del negozio che mi ricordava qualcuno, era un viso familiare. Vabbè, passano i giorni, qualche giorno dopo, per curiosità, mi sono riguardato metodi di spesa alternativa, che tra l'altro vi consiglio di andare a vedere, che è stato il primo video caricato su The Show, sul primo canale. Mi sono reso conto che praticamente quella impiegata là era l'ultima vittima dello scherzo. È stata una figata, perché quando l'ho vista mi sembrava di conoscerla da sempre e non mi ricordavo come, invece si trattava solo di una nostra vita.